Domani ad Agrigento la manifestazione per la gestione pubblica dell'acqua, le opinioni dei cittadini, le interviste alla videogiornale Irene Milisenda. La gestione del servizio idrico e fognaria in provincia di Agrigento è affidata alla società privata Girgenti Acque. La gestione della Girgenti Acque, secondo tanti utenti, oltre ad essere onerosa, frutto di tariffe esose deliberate nel tempo dal lato idrico, ha reso e continua a farlo un servizio inadeguato, non solo per le bollette salate, ma anche per la mancata depurazione delle acque e per l'insufficiente regolarità nella distribuzione dell'acqua, nonostante la stessa società si sia impegnata a garantire il servizio 24 ore su 24. Ad oggi la maggior parte dei cittadini agrigentini riceve l'acqua 2-3 volte a settimana. L'Intercopa, il Comitato Intercomunale per la Gestione Pubblica dell'Acqua, ha organizzato domani, sabato 7 marzo, una marcia cittadina per la restituzione al pubblico della gestione del servizio idrico e fognario. Il raduno è previsto alle ore 10 in piazza Cavour e poi verso Porta di Ponte, via Tenea. Lo stesso Intercopa ritiene che bisogna procedere con attenzione per evitare che la revoca dei contratti possa determinare l'eventuale riconoscimento di penale all'attuale gestore. Le opinioni dei cittadini al nostro microfono, acqua pubblica o acqua privata? Per piacere non me ne parli, proprio mi sta toccando a me dove mi fa prurito. Da una settimana acqua non ce n'ho. E poi a Parco Angeli, quasi tutte, e nessuno si lamenta, non lo so il perché, l'acqua viene a singhiozzo. E fa, il giorno che viene a singhiozzo, l'indomani viene, ma viene però poco, poco, poco. Già che io pago 30 euro, perciò si immagina, io acqua non ce n'ho. Era meglio prima, perché questo singhiozzo ci deve essere che col municipio di Agrigento allora non ce n'era. Pubblica, certamente pubblica, perché quando ce l'aveva il municipio le cose andavano meglio, per cui. Ma pubblica è meglio. Direi che privata sarebbe meglio, almeno per mio conto. Poi io non sono residente ad Agrigento, quindi non ne posso parlare né bene né male. Pubblica, quale privata? Direi meglio pubblica, privata abbiamo già brutte esperienze, almeno che non continueremo ad avere pure brutte esperienze con la pubblica, però diciamo è meglio pubblica, senz'altro. Sarebbe meglio pubblica, pubblica, senz'altro, però non so quali sono i problemi, però vedo che tanta gente si lamenta, quindi vuol dire che i canoni che arrivano, le bollette che arrivano non sono quelle che dovrebbero essere. Sicuramente pubblica. Perché? Perché è un bene troppo importante l'acqua. È migliore pubblico. Perché? Ma perché questi politici in sostanza hanno fatto questi appalti privati per imboscarsi tutte persone che andavano indietro. Ora, queste persone che non lavoravano, giustamente l'hanno occupato tutto, infatti sono tutti di questi paesi. E più che altro il costo dell'acqua è di più perché tutte queste persone che lavorano sia nella spezzatura e sia nell'acqua l'hanno imboscato queste cose i politici siciliani e agrigentini, queste società. Si sono arricchiti loro e la gente sta morendo e arrivano bollette e cose. Per questo motivo, ecco, qua non può andare avanti in queste condizioni.